Ci vorranno ancora 8 giorni prima di rivedere gli scogli all'opera. Infatti, la gara che ci opporrà a Lecce è stata posticipata a lunedì sera di 22 febbraio alle 20:45. La terza delle grandi di questo campionato che ospiteremo all'uscita dopo l'Empoli ed il Cesena, già battute. I pugliesi verranno a Crotone da padroni della classifica, conoscendo il risultato di Ancona-Padova con l'intento di non subire la stessa sorte che è toccata ai toscani e ai romagnoli. Dalla parte dei crotonesi invece c'è la consapevolezza di aver ripreso coscienza delle loro capacità e di voler continuare a tutti i costi la scalata verso posizioni più consone, costringendo gli uomini di Decanio a lasciare l'intera posta in palio. E anche se dal lontano sabato 19 settembre, quinta giornata di andata, quando riuscimmo a mettere sotto i giallorossi sfiorando la vittoria, molte sono le condizioni cambiate, non possiamo non dimenticare la grande prestazione dei ragazzi di Lerda. Come detto, di tempo ne è passato tanto, come tanti sono i punti che ci separano dalla capolista. Ma permetteteci di affermare che la differenza attuale, che speriamo non rimanga la stessa lunedì sera alle 22:15 circa, è da ricondurre solo a. Presentata la nuova formazione degli Echei, i guerrieri crotonesi da domenica prossima inizieranno la nuova avventura nel campionato nazionale di football americano. Ma sono tornato qui perché sono alla fine della carriera universitaria, nella mia città natale, dove ho conosciuto questa squadra che prima non sapevo che, cioè, non ero a conoscenza. Subito mi hanno accolto con amicizia, entusiasmo, e sono contento di ciò. Presidente, riparte l'avventura degli Achei con qualche giocatore importante nella rosa, quindi con obiettivi di primo ordine? Sì, anche quest'anno, come negli ultimi 20 anni, gli Achei sono di nuovo qua, diciamo. C'è la novità del giocatore Tommaso Arena che nelle statistiche dei running back a livello italiano è il miglior giocatore di scuola italiana, nel suo ruolo, quindi sarà senz'altro un apporto notevole per questa squadra. Ecco, Presidente, quanto costa una stagione? Al di là, di quello che può essere l'intervento economico fattivo nel vero senso della parola, però quanto costa come impegno? L'impegno deve essere presente, come in tutti gli sport dilettantistici, chiamiamoli così, minori, che non sia quelli che vengono tra virgolette chiamati minori, c'è un impegno costante di un gruppo di volontari, di persone che lo fanno per passione, al di fuori da ogni logica professionistica, hanno questa passione, la portano avanti, costa relativamente, perché lo si fa per passione, quindi alla fine non è un costo, è una passione che si porta avanti. Parte questa avventura anche quest'anno con intenzioni serie. Sì, abbiamo molto entusiasmo, anche con i nuovi arrivi, vecchie glorie che sono rientrate, quindi cerchiamo di fare un buon campionato, anche se capitano sempre squadre di nostro livello superiore, però ce la metteremo tutta per andare avanti con la squadra degli Achei, anche perché è una famiglia, quindi questo è importante, che la famiglia vada avanti. Quando si parla di Achei non si può fare a meno di fare riferimento a te. Sì, sono da 20 anni che gioco, anzi 21, il 14. E perché c'ho il bar sul lungomare, quindi automaticamente si riferiscono tutti a Giorgio e tutte queste cose qua. Prendono spunto. Vabbè, ma sei anche uno degli allenatori comunque. Sì, uno degli allenatori, insieme a Ciccio Caruso, che da 20 anni dividiamo terra, campo, acqua, tutto. Allora, qual è l'obiettivo quest'anno? Almeno arrivare ai playoff, vincere tutte le partite in casa e sperare di vincere qualcuno in casa, Fuori casa. fuori casa, fuori casa, e soprattutto battere il Catanzaro che l'anno scorso dentro e fuori si è fatto un mazzo. È passato un bel po'. Tu da quanto tempo ci sei all'interno? Questo è il quarto anno che sto praticando questo sport. Devo dire che mi ha insegnato molto e mi ha, diciamo, istruito a livello agonistico. Sì, una nuova esperienza, perché qua in Italia, specialmente in Calabria, è uno sport che non va molto. Anzi, da qualche anno a questa parte si sta, diciamo, si sta sentendo parlare sempre di più. Ed è una buona cosa, diciamo, per i ragazzi, anche perché se non hanno uno sport a cui praticare, qui, diciamo, da noi sono ben accolti.